Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo video dedicato a Life is Strange Before the Storm per parlare delle 5 cose che secondo me è importante sapere prima di comprarlo, in modo tale da poter fare un acquisto un po' più consapevole. Perciò partiamo subito dalla prima cosa da sapere, ovvero che Before the Storm non è un sequel di Life is Strange, bensì un prequel ambientato 3 anni prima degli eventi del primo Life is Strange, e questo vuol dire che avremo l'opportunità di scoprire parecchi retroscena sui personaggi chiave della saga come Rachel Amber e ovviamente Chloe. Sì, perché la seconda cosa da sapere su Before the Storm è proprio che la protagonista non sarà Max Caulfield ma Chloe Price, il che vuol dire che questa volta non sarà possibile riavvolgere il tempo. Le nostre azioni avranno quindi delle conseguenze definitive e molto più dirette sull'evoluzione della storia che andremo a vivere, il tutto al fine di riflettere la personalità più impulsiva di Chloe rispetto alla ben più riflessiva Max. Hey, let me know how that works out for you. La terza cosa da sapere su Before the Storm è che Chloe avrà una nuova doppiatrice. Ashley Burch sarà infatti sostituita da Rihanna Devrie, doppiatrice altrettanto talentuosa ma che darà sicuramente al personaggio un'interpretazione diversa da quella a cui siamo ormai abituati. Ci piacerà altrettanto? Speriamo di sì. I don't know. I might still be hungover from last night. La quarta cosa da sapere su Before the Storm è che il gioco sarà composto da soli 3 episodi, il primo dei quali debutterà il 31 agosto. Questo non implica necessariamente che il gioco avrà una longevità inferiore rispetto a Life is Strange, anche perché la durata dei singoli episodi potrebbe essere tranquillamente più alta del solito, ma è comunque probabile che il ritmo dell'avventura sia un po' diverso da quello del precedente capitolo della saga. La quinta e ultima cosa da sapere su Before the Storm è che tutti coloro che acquisteranno la Deluxe Edition avranno accesso a un episodio bonus, collocato prima dei 3 episodi principali. Farewell, questo è il nome dell'episodio bonus, sarà insomma un vero e proprio prequel del prequel, che avrà come unica protagonista Max, che servirà a far conoscere tutti retroscena sulla sua fuga da Arcadia Bay. La scelta di riservare un contenuto così appetibile e indubbiamente affascinante ai soli possessori della Deluxe Edition farà sicuramente discutere, ma a detta degli sviluppatori l'intento è quello di omaggiare i veri irriducibili della saga con qualcosa di realmente esclusivo. Ad ogni modo, è comunque probabile che a distanza di qualche tempo dal lancio del prodotto, il suddetto contenuto venga in qualche modo scorporato dalla Deluxe Edition affinché tutti possano acquistarlo liberamente. Per oggi ragazzi questo è tutto, ma ora ovviamente tocca a voi. Se pensate che ci sia qualcosa di importante da aggiungere, lasciate un commento o fatemi semplicemente sapere cosa ne pensate di ciò che vi ho raccontato. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi!